Libri.tv qui a questo convegno verso una rivoluzione energetica non inquinante, 2 luglio alla Sala della Mercedes della Camera dei Deputati. Siamo in compagnia di Claudio Pace, blogger, che modererà questo convegno, che diciamo è un prolungamento di un altro convegno precedente sull'edilizia ecosostenibile, di cui ci dirà qualcosa, e peraltro è stato in qualche modo amico di Giorgio Vassallo in gioventù, così possiamo dire, si sono ritrovati su questa battaglia. Sì, è stato molto piacevole scoprire dopo 42 anni che con Giorgio avevamo delle esperienze in comune nell'oratorio salesiano sia di Palermo e Villa Ranchibile che di Santa Chiara. Ci siamo sentiti per telefono quando io ho saputo dell'organizzazione fatta col patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo di questo interessantissimo convegno, ed è stato bello risentirsi, e lui mi ha chiesto di moderargli questo convegno. L'ho fatto molto, molto volentieri, anche perché sono molto curioso di sentire non solo i politici che diranno la loro opinione e il loro interesse perché questo tipo di ricerca venga riproposto all'attenzione delle istituzioni e anche dei privati, perché no? Ma anche sentire il parere dei fisici, perché di questo argomento si parla tanto, qualcuno vuole renderlo un argomento mitico, invece è un argomento che ha dei fondamenti, e io penso che i relatori di oggi potranno dare ampie dimostrazioni di questa tesi. A questo punto buon convegno, e poi magari ci possiamo rivedere dopo come un consuntivo in chiusura. Molto volentieri, grazie. Grazie ancora, la invitiamo su Libri.tv. Grazie. Libri TV, qui oggi 2 luglio alla Sala della Mercedes della Camera dei Deputati, a questo convegno intitolato Verso una rivoluzione energetica non inquinante. Siamo in compagnia di Giorgio Vassallo, tra gli organizzatori, Giorgio Vassallo dell'Università degli Studi di Palermo, Dipartimento Ingegneria Chimica, Gestionale Informatica e Meccanica. Perfetto, signor Vassallo, come si articolerà questo convegno e gli argomenti che verranno trattati? Allora, in una prima parte parleranno i politici, che tratteranno quindi l'aspetto politico di questa rivoluzione. Dopodiché ci saranno interventi scientifici, va bene? Perché si tratta di fatto di una rivoluzione non soltanto da un punto di vista scientifico, ma anche tecnologico, culturale, politico ed economico. Quindi qualcosa di molto importante che non poteva essere trascurato. Il diciamo, futuro dell'Italia, il presente e il futuro dell'Italia nel campo appunto delle energie alternative e delle rinnovabili, qual è? Ma io penso che allora, l'Italia è il primo paese al mondo per quanto riguarda le energie cosiddette LENR, Low Energy Nuclear Reaction, perché abbiamo diversi gruppi che si occupano di questo tema. In particolare c'è il professore Focardi e Andrea Rossi, che sono molto avanti. Addirittura sono vicini a una commercializzazione del prodotto. Poi stiamo parlando di che prodotto? È un prodotto già in grado di produrre energia termica per il momento a bassissimo costo. Poi abbiamo il professore Piantelli dell'Università di Siena, che anche lui sta creando una società per la commercializzazione delle sue invenzioni. Poi abbiamo il professore Celani, che sarà tra i relatori, che oggi annuncerà dei risultati particolarmente importanti. E abbiamo avuto nel passato il professore Giuliano Preparata, che è stato uno dei pochi teorici in questo campo. Abbiamo avuto la dottoressa De Ninno dell'Enea, che è autrice di un famoso rapporto tecnico che non è stato mai pubblicato ufficialmente, ma che ha fatto molto scalpore. E quindi l'Italia è tra i primi paesi al mondo in queste tecnologie. Ma parliamo di presenza già, ma io volevo chiederle anche per quanto riguarda la ricerca su questo. Allora, la ricerca attualmente per quanto riguarda l'ambiente universitario è credo limitata a questi gruppi che le ho detto, perché è ancora un tema che non è diventato in qualche modo ufficiale. Quindi ci sono ancora delle persone che considerano questa una pseudoscienza, ma io credo che si tratti semplicemente di persone poco informate, che non si sono documentate sugli ultimi sviluppi di queste ricerche. Bene, allora seguiremo questo convegno. Per il momento ringraziamo Giorgio Vassallo e buon convegno. Grazie.
Liberi.tv e siamo qui in compagnia di Giulietto Chiesa, firma notissima. Gli chiediamo ovviamente i motivi di questa sua partecipazione, di questa sua presenza. Beh, io ho fondato un laboratorio politico-culturale che si chiama Alternativa e ci occupiamo dei problemi della impossibilità dello sviluppo, così come concepito, basandoci su alcune banali considerazioni, una delle quali che è la seguente: uno sviluppo infinito in un sistema finito di risorse è impossibile. Ora, questa sembrerebbe un'ovvietà, ma noi viviamo da 4 secoli nell'illusione che questa ovvietà non sia vera. Ora, naturalmente la questione del perché questa ovvietà non è riconosciuta vera è molto importante. Non è vera per il potere. Il potere non la può accettare, perché noi viviamo in un sistema che si sviluppa, per definizione si sviluppa. Non esiste un capitalismo che non si sviluppa. Qui noi siamo dentro una contraddizione insanabile, che è quella tra un sistema che si sviluppa in modo esponenziale, e che porta alla catastrofe, è un sistema che non ammette questo tipo di sviluppo perché è limitato. Noi viviamo su un pianeta e quindi su un sistema limitato di risorse. Questo è più o meno il lavoro che stiamo facendo, ed è un lavoro politico, non scientifico. Ora, io credo che la questione della fusione fredda sia uno di questi problemi. Perché tanto scandalo quando si discute di questo? Perché? Ma perché si tocca il potere. Non è una questione scientifica, è una questione di modificazione dei rapporti economico-sociali. Noi siamo di fronte all'ipotesi, secondo me estremamente concreta, di una fonte di energia non inquinante, non solo questo, ma anche una fonte di energia molto democratica, tra virgolette, perché presuppone la possibilità delle piccole comunità di usare autonomamente, di produrre autonomamente energia. Questo modifica il quadro dei rapporti politici. Noi viviamo in un sistema economico-sociale in cui il controllo delle fonti di energia è centralizzato, tutte le fonti di energia sono centralizzate, e quindi questa è una cosa che modifica la politica, modifica la democrazia, e ci sono tante altre questioni connesse, per cui io sono qui per fare una battaglia contro il bigottismo del potere politico, del potere scientifico, delle accademie e della, diciamo così, della volontà pervicace di continuare uno sviluppo che non è più sostenibile. Questo pianeta non lo può sopportare. Noi andiamo diritti verso una catastrofe, perché per 3 secoli, torno al punto di partenza, per 3 secoli abbiamo potuto ignorare tutto ciò, ma adesso siamo ai limiti. Prima non c'erano i limiti, o non si vedevano, i limiti ci sono sempre stati, ma non si vedevano perché avevamo l'illusione dell'abbondanza. Adesso l'illusione dell'abbondanza è finita e improvvisamente ci troviamo di fronte alla crisi, che è la crisi mondiale, che è evidente sotto i nostri occhi, ma nessuno vuole vederla perché significa modificare la nostra vita. E quindi si lasciano miliardi di persone nella completa ignoranza, perché non si vuole dire loro la verità. Questo è il punto. Io sono qui per fare questo discorso che, come è chiaro, non è un discorso solo scientifico, è un discorso politico. Volevo farle una domanda che un pochino mi viene in mente perché mi sembrava sottesa nella sua dichiarazione iniziale, cioè l'esigenza, secondo lei, è presente l'esigenza di un nuovo modello del concetto di sviluppo che non sia basato sulla crescita, crescita di consumi, crescita di energia? E poi un'altra domanda le volevo fare, è in tutto questo come pensava influisse l'eccesso antropico? Questo è uno degli aspetti del problema, naturalmente. L'eccesso antropico, noi eravamo all'inizio del secolo XX, eravamo 1,5 miliardi, adesso siamo 7 miliardi. Si potrebbe affrontare in molti modi questa questione. Ogni uomo vivendo consuma energia e produce anidride carbonica, quindi se noi saremo tantissimi non solo consumeremo molto di più, ma inesorabilmente daremo un colpo ulteriore alla limitatezza delle risorse fisiche, parlo dell'acqua, dell'aria, della possibilità di sopravvivere, della quantità di cibo a disposizione. Sì, ci sono tutte le teorie che noi potremmo essere anche 50 miliardi, ma sono teorie senza senso, perché non tengono conto del quadro generale. Una cosa che mi preme dire è questa: noi abbiamo ancora le idee del XX secolo. Le idee del XX secolo andavano bene per lo sviluppo che c'è stato nel XX secolo, non vanno più bene adesso. Noi, nessuno, quasi nessuno, per esempio, fa uno sforzo per capire che la crisi nella quale viviamo è una crisi complessa,
non si può esaminare solo l'aspetto energetico o solo l'aspetto ambientale o solo l'aspetto finanziario, eccetera, non si può più, perché le cose sono strettamente interconnesse. Allora una visione d'insieme della complessità non c'è, non esiste in questo momento e bisogna crearla. Ora noi qui siamo in un angolo di questo problema, ma siamo dentro la complessità, cioè con le vecchie idee scientifiche, anche scientifiche, del mondo contemporaneo, noi non ce la faremo, molto semplice. Io sono qui anche perché sono convinto che bisogna che la scienza o il livello di comprensione del mondo in cui viviamo abbia bisogno di un salto di qualità, cioè di un livello, di un grado almeno di complessità. Ringraziamo Giulietto Chiesa, gli auguriamo buon congresso, gli diamo appuntamento ovviamente su liberi.tv per vedere questa intervista e anche le altre. Liberi.tv qui a questo convegno verso una rivoluzione energetica non inquinante, 2 luglio alla Sala della Mercedes della Camera dei Deputati. Siamo in compagnia di Claudio Pace, blogger, che modererà questo convegno, che diciamo è un prolungamento di un altro convegno precedente sull'edilizia ecosostenibile, di cui ci dirà qualcosa, e peraltro è stato in qualche modo amico di Giorgio Vassallo in gioventù, così possiamo dire, si sono ritrovati su questa battaglia. Sì, è stato molto piacevole scoprire dopo 42 anni che con Giorgio avevamo delle esperienze in comune nell'oratorio salesiano sia di Palermo Villa Ranchibile che di Santa Chiara. Ci siamo sentiti per telefono quando io ho saputo dell'organizzazione fatta col patrocinio dell'Università degli Studi di Palermo di questo interessantissimo convegno, ed è stato bello risentirsi, e lui mi ha chiesto di moderargli questo convegno. L'ho fatto molto, molto volentieri, anche perché sono molto curioso di sentire non solo i politici che diranno la loro opinione e il loro interesse perché questo tipo di ricerca venga riproposto all'attenzione delle istituzioni e anche dei privati, perché no? Ma anche sentire il parere dei fisici, perché di questo argomento si parla tanto, qualcuno vuole renderlo un argomento mitico, invece è un argomento che ha dei fondamenti, e io penso che i relatori di oggi potranno dare ampie dimostrazioni di questa tesi. A questo punto buon convegno, e poi magari ci possiamo rivedere dopo come un consuntivo in chiusura. Molto volentieri, grazie. Grazie ancora, la invitiamo su Liberi.tv. Grazie. Liberi TV qui a questo convegno sulla rivoluzione energetica non inquinante, e siamo in compagnia di Francesco Celani, che ovviamente è stato un relatore importante, ha fatto un po' la storia di tutta questa epopea, un po' possiamo chiamarla, della fusione fredda, e di tutto ciò che un pochino è stato anche il boicottaggio, se così possiamo chiamarlo, da parte di certa scienza. Ecco, come le è sembrato questo convegno e gli argomenti, un pochino, torniamo un po' sugli argomenti del tuo intervento. Allora, il convegno è stato utile, secondo me, perché si è riusciti a parlare con i politici in maniera pacata, politici interessati, sinceramente interessati, per cui la cosa è molto utile. I politici in teoria sono il ponte tra il cittadino qualunque e il potere, e quindi il fatto che politici di diverso orientamento politico, scusa, gioco di parole, siano interessati a questo tipo di ricerca, per me è buon segno che qualcosa si muove in positivo, e quindi sono anche ottimista riguardo la situazione italiana. Tornando agli aspetti più tecnici, la cosa che più mi ha dato fastidio nella vicenda della fusione fredda è che istituzioni che io ritenevo al di sopra di qualunque dubbio, da qualunque pettegolezzo in senso lato, abbiano in realtà insabbiato alcuni risultati estremamente utili. Ad esempio, quello che è uscito fuori, e non è l'unico, è il caso della NASA. Già a dicembre del 89 degli eccellenti ricercatori della NASA, coordinati dal dottor Fralick, avevano dimostrato l'esistenza del fenomeno delle anomalie termiche nel sistema Palladio-Deuterio, e non solo dimostrato, ma ha portato la temperatura operativa da 20-30 gradi, che di fatto non serve a niente, a ben 350 gradi, quindi una temperatura tecnologica utile sia per produrre acqua calda veramente calda, o al limite addirittura
energia elettrica. Quindi un esperimento rivoluzionario che per pretesti vari non è stato diffuso per ricercatori qualunque, non solo fuori dall'America, ma addirittura negli stessi Stati Uniti. Quindi è un peccato, perché sono passati 23 anni, almeno 15 anni, in cui si è potuto fare di tutto e di più per tenere imbrigliata questa linea di ricerca, che è sì difficilissima, ma può dare ancora di più delle difficoltà che ha intrinsecamente. Francesco, per rendere la cosa più comprensibile possibile, praticamente noi abbiamo parlato di un fenomeno che in qualche modo si vuole, abbiamo visto che ci sta una scienza che vuole tenerlo un po' nascosto, un fenomeno che si è scoperto, che non si è inventato, si è scoperto, però si sta studiando come in qualche modo poterlo utilizzare, come controllarlo, o sbaglio? Allora, il grosso problema della fusione fredda storica era la bassissima riproducibilità, è inutile negarselo. Il punto è, non si erano capiti i parametri di controllo, forse neanche la NASA l'aveva capito nell'89, forse, non lo so questo, perché la NASA c'è veramente gente in gamba, i ricercatori parlano, non parlo della dirigenza. È un problema di fisica delle superfici. Le superfici uno le guarda e ti cambiano sotto gli occhi, letteralmente. E poi è un problema di nanostrutture. Ad esempio, così, la gente di tutti i giorni si parla tanto dei PM10, in realtà sono una truffa. Il PM10 non è un problema, il problema sono PM1, PM01, cioè un decimo di micron. La fusione fredda inizia proprio quando la dimensione è inferiore al decimo di micron. Quindi è un problema estremamente complesso, anche perché particelle così piccole tendono ad autoagglomerarsi, cioè tendono di nuovo a ricollassare, ridiventano grandi, si rompe tutto e finisce tutto. Finché Arata ha pensato di tenere imbrigliato il problema della nanodimensionalità disperdendo il materiale in una matrice inerta, materiali molto costosi. Noi meno ricchi abbiamo fatto la via italiana senza soldi o quasi, ecco. Quindi a volte non avere soldi può essere, non dico utile, ma la fame aguzza l'ingegno. È chiaro che avere tanti soldi rende esperimenti più facili, diventi più credibile e tutto il resto, quindi è chiaro, a parte scherzi. Francesco, ultima domanda. Allora, lungi da noi voler dare certezze, che peraltro sarebbe antiscientifico, ma qualche ipotesi su, diciamo, questo, su ciò che ispira questo ampio movimento, un po' di denigrazione, di oscurantismo, di tentativo di tenere anche da parte appunto di ceti burocratici, scientifici, quale potrebbe essere il motivo? Ma secondo me questa è un'ipotesi di lavoro, l'alta dirigenza degli enti di ricerca, diciamo, oltreoceano, non sono stupidi, hanno capito la potenzialità del fenomeno, ma anche la sua difficoltà e anche il fatto che un ricercatore dilettante allo sbaraglio potrebbe avere una fortuna, un colpo di fortuna non prevedibile in un sistema organizzato quale un grosso ente di ricerca. Quindi la cosa migliore è riempire di fango tutto quello che gira intorno e far lavorare in santa pace i laboratori giusti, con le persone giuste che sanno tenere la bocca chiusa. Il ricercatore normale chiacchiera, perché è vanitoso, è fatto così in tutte le parti del mondo, non è che l'italiano parla di più rispetto agli altri. I ricercatori sono tutti uguali, piace chiacchierare, fanno qualcosa, spiegare la gloria, il piacere, e quindi è bene che vengano fatte queste ricerche potenzialmente
che possono cambiare le sorti economiche, politiche, militari dell'umanità, vengono fatti in posti giusti. Poi quando è il momento giusto si tira fuori il cilindro, com'è, il coniglio dal cappello, o sbaglio? Sì, c'era qualcuno che diceva fai bene e fai sapere, perché insomma è importante la comunicazione. Io più in là mi ero, diciamo, in qualche modo inoltrato nel pensare, nell'ipotizzare che potesse esserci appunto alcuni interessi da parte poi anche di alcuni ceti che hanno in mano un po' le risorse energetiche tradizionali e così via, nel non far emergere qualcosa che potrebbe essere una svolta effettivamente. Ma il punto è, chi ha il petrolio, i paesi produttori del petrolio, sanno benissimo che non arriveranno a 50 anni come risorse, lo sanno bene. Quindi non sono loro gli avversari, sono chi gestisce il potere, che è una cosa molto diversa dal produttore. Anzi, per assurdo, chi ha il petrolio cerca di farlo durare il più possibile, quindi è contento se una buona parte dell'uso stupido del petrolio per scaldare l'acqua non viene fatto. Quindi è un sistema complesso, il problema è comandare, controllare le cose, e quello a volte è più importante di tutti. E poi spesso i politici non vanno oltre i 10-20 anni del loro gruppo politico, non sono statisti dell'umanità, sono interessati al loro range, alla loro parabola politica, al loro potere, e poi che si siete visto. Ringraziamo Francesco Celani e gli diamo appuntamento per questa intervista e le altre su liberi.tv. Grazie ancora. Al convegno qui intitolato Verso una rivoluzione energetica non inquinante alla Camera dei Deputati, alla Sala della Mercedes, siamo in compagnia di Laura Vantini, che è stata una relatrice e che ci ha, fatto un intervento raccontandoci un po' una storia che rappresenta un po' c'è un coinvolgimento forte, emotivo, si sente. Ha una sorgente, una fonte un po' familiare questo coinvolgimento. E ecco, si tratta appunto di una storia di famiglia, di amici, eccetera, e quindi un pochino nella vita stai cercando un pochino di far emergere questa nuova, diciamo, tecnologia per produrre energia, però insomma ci sta anche del familiare oltre che dello scientifico come interesse. Beh sì, io Come ho già detto qui al convegno, conosco la fusione fredda dal 1974. Ho detto, per alcuni di voi la fusione fredda inizia nell'89 con Fleischmann e Pons, per me invece è iniziata molto prima, perché sono a conoscenza, perché conoscevo personalmente attraverso la mia famiglia Omero Speri e Piero Zorzi, che nel 74 hanno depositato questo brevetto su un motore che andava con l'energia della fusione fredda, che è stata poi successivamente classificata così, o meglio, come ci tiene a dire, produttore di energia termonucleare controllata dell'idrogeno e i suoi isotopi. Questa è la dicitura corretta, che è presa dal brevetto che è stato depositato nel 74. Diciamo che io sono coinvolta perché è dal 74 che io vivo questa cosa, che tutti sanno, perlomeno a Verona, tutti sanno che la fusione fredda c'è, perché a Verona sono stati informati attraverso il giornale della città, tutti i cittadini, ma tutti sanno che purtroppo forze superiori non permettono l'utilizzo di questo motore. Quindi a Verona è conosciuta, Omero Speri è conosciuto perlomeno da alcuni settori produttivi della zona. Sono a conoscenza che Omero Speri, intanto era un importante chimico della Borsa Merci, era un professore di scuola di chimica, e quindi lui attraverso la sua professione ha divulgato questa cosa,
questa conoscenza e questa consapevolezza. E tutti a Verona sanno che la fusione fredda c'è, ma forze superiori impediscono che questa si sviluppi. Allora in me è nata proprio questa necessità di muovermi in prima persona, proprio per cercare di fare qualcosa. Visto che questa energia serve per risolvere i mali del mondo, le guerre per l'energia, la fame, allora come cittadina mi sento presa in prima persona proprio per cercare di fare qualche cosa. E questo qualche cosa si è successivamente espresso nel fatto che sono entrata, ad esempio mi sono iscritta all'associazione Coscioni nel 93, proprio perché era per la libertà di ricerca scientifica. Allora io mi sono avvicinata ai radicali attraverso l'associazione Coscioni, prima mi sono iscritta all'associazione Coscioni, successivamente ai radicali italiani. Proprio perché l'associazione Coscioni era per la libertà di ricerca scientifica e quindi in me c'era questa cosa della fusione fredda che non veniva mai presa in considerazione, anche perché dopo, successivamente, nell'89, quando è uscito Fleischmann e Pons, sono stati inabissati loro a loro volta, sono stati defraudati del loro lavoro e umiliati per quello che hanno fatto, e questo per me era un'ingiustizia gravissima. E successivamente sono entrata nei radicali, sono entrata nella commissione ambiente nel 2007, come ho qui già raccontato, e lì ho iniziato a muovermi all'interno dei radicali all'interno dei radicali è iniziato questo dibattito attraverso le due ho presentato in due successivi congressi due mozioni particolari che riguardavano la fusione fredda. Uno è stato due anni fa accettato d'ufficio e quest'anno nel 2011 è stata accettata questa mozione particolare per organizzare una conferenza che parlasse di energia, in particolare dell'energia della fusione fredda. E Elisabetta Zamparutti si è dimostrata molto aperta e molto disponibile. Nel 2010 ha fatto una prima interrogazione parlamentare al quale il governo non ha preso assolutamente in considerazione, e intorno ai primi giorni di gennaio, intorno al 15-20, non mi ricordo esattamente, ha presentato una seconda interrogazione parlamentare. Ai primi di maggio, entro il 10 maggio circa credo, il governo ha risposto. Ha risposto a questa interrogazione parlamentare e oggi Elisabetta ha spiegato la risposta ed è stata molto importante perché il governo ha preso in considerazione questa nuova fonte di energia e quindi si mette, diciamo, a disposizione per capire le nuove possibilità che darà questo tipo di energia. Questo fortunatamente ha mosso tutto l'intorno della fusione fredda, ha mosso gli scienziati, ha mosso alcune multinazionali, che è stato qui un presidente della Technical Instruments, e ha mosso altri onorevoli, un ex onorevole europeo, Giulietto Chiesa, cioè insomma... Si sta muovendo tutto un mondo che si sta interessando a questa fusione fredda, e da questo convegno nasce un documento redatto dagli scienziati che erano qui presenti, primo fra questi Francesco Celani, da presentare al governo con delle nuove richieste, visto l'oggettività di questa invenzione, cioè l'invenzione è stata provata, qui sono state portate delle altre prove e la scienza è avanzata ancora in questi giorni, e viste queste prove e vista la disponibilità del governo alle nuove prospettive, è stato redatto un documento da presentare al governo affinché venga al più presto finanziato questo nuovo tipo di energia. E ci sarà
è stata programmata per novembre un convegno nazionale sempre su questo tema, quindi insomma io sono veramente contenta, ecco, io sono, sì, direi di sì, grazie. Laura, un'altra domanda ti volevo fare, secondo te, siccome si parla sempre di lobby del petrolio, insomma, delle fonti energetiche, insomma, quelle tradizionali e più inquinanti, secondo te esistono anche per quanto riguarda le fonti, diciamo, energetiche nascenti, quelle pulite, dei lobby, dei centri di interesse che magari puntano per esempio a finanziamenti e magari sono capaci anche di ostacolarsi tra di loro pur di ottenere i pochi, scarsi finanziamenti che l'Italia dispone? Beh, probabilmente sì, ma infatti è anche urgente, secondo me, da parte dei radicali, ma da parte della politica tutta, di mettere sicuramente a conoscenza i mercati di questa possibilità della fusione fredda, per evitare anche che vengano investiti dei soldi in tecnologie che magari un domani con l'esistenza della fusione fredda potrebbero essere obsolete. Io penso al solare o penso all'eolico. Se noi diamo grossi finanziamenti affinché si sviluppino questi nuovi settori, dobbiamo anche riuscire a capire le possibilità oggettive in termini di tecnologia, ma soprattutto di tempo, che offre la fusione fredda, per dare una direzione giusta ai finanziamenti anche dei privati, che non vadano queste grosse lobby che investano nella fusione fredda, insomma, se l'energia viene fuori da lì. Bisogna girare immediatamente, quindi è importante l'informazione a livello divulgativo per i piccoli imprenditori e a livello scientifico anche per i grossi imprenditori, che sappiano direzionare anche le loro ricerche. In questo senso è importante che non sia più preclusa l'informazione a questo tipo di energia. È veramente urgente. Grazie. Noi facciamo il possibile. Laura, ti diamo appuntamento su liberi.tv per questa intervista e tutte le altre. Grazie ancora. Ciao.